Mette è una persona estremamente interessante, interessante prima di tutto perché è giovane e questo è un qualcosa che per me è un enorme valore. L'altro motivo perché è interessante è perché è una persona che ha una sua storia e la racconta e la porta avanti ritengo, con estrema coerenza. Io non mi sono mai posto il problema di capire troppo i motivi del perché un artista o anche un architetto, un designer disegna qualcosa. Mi sono sempre preoccupato di capire quale fosse la sua maniera di parlare, la sua dialettica. E nel caso di Metto, una cosa che mi è sempre piaciuto molto, la sua contemporaneità, nel senso che tutti noi viviamo in un mondo che è frenetico e tutti noi siamo portati sempre a cercare altrove dei riferimenti che poi spesso e volentieri quando torniamo a casa abbiamo paura di perderli o di dimenticarceli. Mi ha sempre fatto piacere, tutte le volte che ho avuto a che fare con Mette, vedere come alcune cose che in qualche modo credevo che mi appartenessero, ovvero la percezione di qualcosa che fosse andato oltre ciò che normalmente viene definito statico, e la scultura io ho sempre pensato che fosse una parte di quelle cose che potesse essere definito statico, andasse nella direzione di diventare estremamente dinamico. Mi è sempre piaciuto quasi in qualche modo come lui amasse forzatamente rendere reale non solo l'opera che lui stava facendo, ma anche il messaggio che tentava di dare. E quanto questo suo modo di fare consentisse di vedere oltre e sentirsi all'interno di un qualcosa che non era solamente il processo di guardare l'opera, ma anche di sentirsi coinvolto in un discorso che al di là diciamo, nel capirlo compiutamente, alla fine risultasse qualcosa che ti faceva sentire di esserci. Matt per me è come la musica. Ho sempre creduto di essere abbastanza, cioè, di conoscere la musica abbastanza bene. Poi tante volte ti rendi conto che ti appassioni e senti un ritmo che magari non hai mai ascoltato. Ed è bello sentire che questo ritmo c'è e ti riconosci in questo ritmo. Il nostro lavoro comune è stato condividere per 2 anni di fila questa manifestazione. E forse il fatto di mettere dentro lui era anche la possibilità di dire qualcosa che magari non è il mio mestiere o non ho le capacità, diciamo, nel senso di avere qualcosa di reale per poter lanciare determinati messaggi. E tante volte è bello vedere quanto questi messaggi ho visto che li portasse avanti lui. E mi è sempre piaciuto riconoscermi sia in lui, sia anche nel sistema che credo che in qualche modo, gli consenta e gli permette di essere in una certa maniera, che in questo caso ritengo essere un sistema sano, e questo credo che sia un valore.